67, 34 e 6 non sono di certo i numeri per sfidare la dea della sorte, ma in tema di rifiuti radioattivi hanno il loro perché. 67 per la CNAPI sono le aree potenzialmente idonee ad ospitare un unico deposito nazionale per i rifiuti a bassa e media attività. 34 sono gli anni che ci separano dal referendum che pose fine alla stagione dell'atomo nostrana e 6 sono gli anni che Legambiente definisce di imperdonabili ritardi. Cosa serve allora per affrontare il problema e rendere gli stessi cittadini consapevoli di una realtà così delicata da gestire? Tanto per cominciare, una comunicazione chiara e trasparente. E questa è una battaglia che vede in prima linea l'Associazione del Cigno Verde, impegnata nel denunciare le lacune di un piano nazionale da rivedere. In Italia oggi, fa sapere Legambiente, ci sono 31.000 metri cubi di rifiuti radioattivi collocati in 24 impianti distribuiti su 16 siti in 8 regioni. Strutture provvisorie, adattate per necessità, ma che in realtà risultano essere assolutamente inidonee a mantenere in sicurezza materiali radioattivi. I rifiuti radioattivi in Italia sono in depositi insicuri, pericolosi e spesso a rischio idrogeologico e vengono anche trafficati e smaltiti illegalmente. Al problema degli stoccaggi in luoghi non idonei si aggiunge infatti il traffico illegale, annosa questione al centro dei tanti dibattiti promossi da Legambiente, a partire dal primo dossier presentato nel 1995 sulle vicende giudiziarie connesse all'affondamento di navi contenenti rifiuti radioattivi nel Mediterraneo. Da allora le innumerevoli denunce per contrastare le illegalità che minano l'ecosistema hanno condotto a risultati importanti, primo fra tutti l'approvazione della legge 68 del 2015 che ha introdotto i delitti ambientali nel Codice Penale. Sensibilizzare i cittadini su questioni ancora irrisolte è importante, ma chiarisce Legambiente, occorre anche ricordare che sebbene l'Italia più di 30 anni fa abbia bocciato l'ipotesi di produrre elettricità dall'energia nucleare, i rifiuti radioattivi non sono di certo scomparsi, anzi se ne producono ogni giorno e vanno gestiti nella massima sicurezza. È per questo che bisogna applicare un serio sistema di tracciabilità per i rifiuti dai luoghi di produzione ai luoghi di smaltimento. Bisogna realizzare il deposito di rifiuti a media e bassa attività in modo trasparente e assolutamente partecipato. E poi bisogna avviare subito le procedure per trovare presto un accordo con gli altri paesi europei per ospitare le poche quantità di rifiuti ad alta attività in uno dei depositi internazionali previsti dalla direttiva europea.